Mi chiamo Eva e sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Noi tutti conosciamo le sfiumi, le incontriamo nella vita di tutti i giorni. Basta pensare a quando ci laviamo i capelli, alla sfiuma da barba oppure alla sfiuma di una birra. Ma che cos'è una sfiuma? Una sfiuma è una dispersione di bolle d'aria all'interno di un liquido, in genere una soluzione acquosa. Però se noi prendiamo un contenitore chiuso, lo riempiamo per metà d'acqua e metà d'aria e proviamo a miscelare, proprio in questo modo, possiamo osservare che non accade niente. Acqua e aria rimangono separati. Quindi, per ottenere una schiuma, vengono aggiunti degli additivi, che sono i tensiattivi. I tensiattivi sono delle molecole che nella loro forma più semplice vengono rappresentati come dei gelidi. E aventi la testa idrofilica, a cui quindi piace molto l'acqua, è una coda idrofobica, a cui l'acqua proprio non piace. Noi troviamo i tensiattivi in molti prodotti di uso comune, diciamo tutto quello che schiumeggia, come lo shampoo, il sapone per i piatti, il sapone per le mani. Adesso, se noi andiamo ad aggiungere poche gocce di detersivo per i piatti in questa provetta, possiamo vedere che l'effetto sarà diverso. Andiamo a miscelare come prima e possiamo vedere che si ottiene immediatamente una schiuma molto stabile. Quindi, per ottenere una schiuma abbiamo bisogno di un sapone, quindi dei tensiattivi, ma anche di fornire energia al sistema. E vi voglio mostrare diversi modi per fornire energia ad acqua ed aria in modo che riescano a miscelarsi. Il primo metodo che abbiamo visto è quello di miscelare manualmente il contenitore, proprio come abbiamo fatto in questo caso. Però si può utilizzare anche in modo diverso. Se noi prepariamo una soluzione di acqua e sapone, di acqua e detersivo per piatti, misceliamo. E andiamo ad utilizzare in questo caso due siringhe senza ago. Una la riempiamo per metà con la soluzione di acqua e l'altra per metà d'aria. Uniamo le due siringhe con un tubicino. Io ho utilizzato un pezzetto di una cannuccia. Andiamo ad unirle. E facciamo passare il liquido da una parte all'altra tra le due siringhe per alcune volte. Si può osservare che questo è un metodo facile per ottenere una schiuma. Un metodo più energetico per ottenere una schiuma è quello di usare un frullino. In questo caso useremo un frullino di immersione. Quindi nel nostro contenitore pieno d'acqua andiamo a versare qualche goccia di detersivo per i piatti. E misceliamo. Possiamo vedere che istantaneamente c'è la formazione della schiuma. Questo perché il metodo utilizzato è più energetico fra i tre. Però le schiume si possono anche ottenere mediante una reazione chimica. Il tipico esempio è quello della reazione tra aceto e bicarbonato di sodio. Cosa succede? Nell'aceto è contenuto l'acido acetico, che reagisce con il bicarbonato di sodio sviluppando un gas che è l'anidride carbonica. Questo sviluppo di gas va a produrre una schiuma. Quindi, per fare l'esperimento, riempiamo un bicchierino con l'aceto. Andiamo a usare un cucchiaio di bicarbonato di sodio. E possiamo osservare che immediatamente si sviluppa una bella schiuma. Spero che questi esperimenti vi siano piaciuti, ora provate a rifarli anche voi a casa. Grazie a tutti, ciao!